Benvenuti a tutti ragazzi, in questo mio nuovo video oggi spiegherò come installare la mia modpack di Minecraft tramite il TechKit ufficiale, quindi l'originale, quello non hackerato, quindi ci siamo capiti. Allora, prima di tutto dobbiamo avere un account premium, poi non so se lo riuscirò a mettere tramite un account falso, vabbè. Allora, prima di tutto dobbiamo andare su questo link che poi lascerò in descrizione, che appunto, se notiamo, è del techkitpack.net, quindi cioè quello originale. Allora, andremo a cercare Volgaxit Craft. Allora, questa mod comprenderà direttamente già Forge, come ben saprete, ormai si usa solo quello nel mod pack. Avrà le Battle Tower, poi avrà altri dungeon a parte, quindi che comprenderà castelli, prigioni, anche villaggi sospesi. Poi avrà lo smeltery, cioè, quindi potrà sciogliere i minerali grezzi, quindi da ottenere il doppio, e tante altre. Avrà anche l'Industrial Craft, i due. Quindi diciamo, è una mod mista sia di avventura che di elettricità. E quindi andiamo qua. Una volta trovatoci sul nostro sito, dovremo andare su Volgaxit Craft, andiamo a vedere un attimo su About, quindi di cosa parla la mod, però io su About ho messo come installarla. Perché come installarla? Perché c'è un piccolo problema. Ora vi farò vedere. Andiamo a fare install this mod. Però per fare prima install this mod, andiamo a fare install this mod. Qua sto avendo dei problemi con la videocamera. Avvieremo TechKit Launcher. Allora, ok, un attimo che si avvii. Eccolo qua, allora avremo il nostro modpack. Notiamo qui, abbiamo Volgaxit Craft. Allora, io ora vado a fare cancella modpack, ok? Ok, ora non ho più, voi avrete così all'inizio. Poi andiamo su TechKit Modpacks, ok? Vedete, non c'è la mod. Allora, prima di tutto dobbiamo fare questo. Allora, facciamo. Bene, scaricate la mod dal TechKit ufficiale, quindi facciamo la prima cosa. Andiamo sul TechKit ufficiale e andremo a fare install this modpack. Ok, e ci aprirà questo, Volgaxit Craft. Ok, ora ci stanno 5 giocatori, 13 installazioni. Bene, noi andiamo a fare installa. Partirà un processo che tra un po' vedrete cosa succederà. Ok. Arrivati a questo punto, la mod è per l'1% installata. Allora, noi che così dovremmo fare? A noi non importa che la mod non è partita, anche perché se ora andiamo a vedere sul nostro percentage data, abbiamo Volgalaxy Craft, ok, ce l'abbiamo, quindi non abbiamo problemi. Quindi non vi preoccupate, qui come sempre notate installa. E dice cancella modpack. Noi che cosa dobbiamo andare a fare ora? Come vediamo qua, ci darà un sito di Magnifier dove andiamo a copiare il nostro link, e quindi andiamo ad aggiungere il nostro link di Magnifier. Quindi un attimo. Oggi sto registrando con Bandicam, quindi è un po' difficile. Andremo a fare questo link, sarà anche in descrizione, quindi nessun problema. Andremo a fare download e iniziare a scaricare il nostro archivio, la nostra modpack ufficiale. Una volta fatto tutto ciò, andremo a fare download Volgaxit Craft, eccolo qua, perché poi c'è anche il server. Però è ancora in fase di test. Una volta fatto ciò, andremo a prendere tutti questi file, un attimo,
andiamo ad aprire un attimo. Prima andiamo a aprire percento, app data, percento, technic, scusate, io non so perché lo chiamo sempre techit, vabbè. Andiamo modpacks, volgaxcraft, che prima non ce l'avevamo. È importante fare questo passaggio perché se lo andiamo ad aggiungere noi, la cartella, il technic non troverà mai il suo file, il suo percorso tra il sito, tra l'installazione del sito e la nostra modpack. Allora noi andremo a fare questo, andiamo a mettere tutti questi file, aspettiamo che finisca l'estrazione e li andremo a mettere direttamente tutti nella volgaxcraft di technic. Qui dirà che ci sono dei file compatibili, noi li sostituiamo. Ok, una volta fatto ciò possiamo anche chiudere per comodità e andiamo qua. E se notate non dice più installa ma dice gioca. Attenzione, perché se notate che esce una freccia che dà l'upload, cioè dà il nuovo aggiornamento, in realtà non c'è un aggiornamento, è perché ci sono il file di Techit del download è corrotto e quindi dà questo problema che non va a installare la mod automaticamente, quindi devi farlo manualmente. Quindi abbiamo e dirà vuoi aggiornare questa modpack? Noi andremo a fare no. Se facciamo sì andrà in bug, invece la modpack non partirà e sarà tutto, cioè non partirà proprio. Invece se facciamo no, la modpack partirà e al prossimo riavvio non avremo più problemi di se ci dirà di aggiornare o meno. Ora sta caricando, ecco qua sopra possiamo notare volgaxcraft. Bene, io che dirvi, vi ringrazio per la visione. Se volete iscrivervi al canale fatelo, se no no, se volete mettere un mi piace fatelo, se volete metterlo sì mi fa piacere, se volete giocare al server giocateci, i file server ci sono, però li abbiamo visto che era compatibile il file server con quelli di Vaults, un'altra modpack, allora ci siamo basati su quella poiché sarebbe stato più complicato, poi comunque vedremo come farlo. Comunque i file server stanno, quindi potrete giocare già modificati, già aggiunte le nuove mod. Ogni volta che lo riterremo ci saranno degli aggiornamenti, poi se volete seguire gli aggiornamenti ufficiali li potrete seguire su Technic, sulla nostra pagina della mod, e quindi là terremo tutti gli aggiornamenti nuovi disponibili e poi cercheremo di risolvere questo bug dell'installazione manuale e sperando che riusciremo a installarlo automaticamente. Come vediamo comunque qui tutto è installato, possiamo vedere tutte le mod, qui c'è Minecraft, Forge, vabbè, già IMS, Microblocks, poi sta Power Crystal Core, vabbè, sono unico. Poi abbiamo messo anche la Galacticraft, la Trick Updator, poi l'Industrialcraft, Atomic Science, Battle Towers, Backpack, quella dei zaini, i Diamond Meter, cioè il cerchio di diamanti, i Dungeon Pack, altri dungeon, l'Enchanting Plus aggiunge bonus al tavolo degli incantesimi, e abbiamo aggiunto anche le corazze di Exit, Falling Meteors, cioè i meteoriti che cadono e quindi potrete anche raccoglierli, quindi ci saranno anche le armature di meteorite. E quindi nient'altro, quindi io vi mando e poi tante altre mod. Io vi rimando alla prossima, un saluto a tutti, ciao a tutti ragazzi.